Salve spettatori pieni d'amore, bentornati alla nostra serie Un mondo vegan. Siamo davvero felici di presentarvi il programma di oggi, La dolce vita vegan italiana. Io sono Francesca dalla bellissima Campobasso, in Italia. Vi ringraziamo per esservi uniti al nostro viaggio vegan nel paesaggio italiano e preghiamo che l'Italia continui a dare esempio di compassione a tutti. Il 2018 non solo è stato dichiarato l'anno dei vegani, ma sarà per i vegani anche un anno da record. È stato infatti previsto che diventare vegan sarà la più grande tendenza alimentare del 2018. Vegan Italy, una rivista vegana, ha condotto uno studio che colloca l'Italia seconda solo alla Germania per numero di ristoranti 100% vegan in Europa. Oggi vi invitiamo a unirvi a noi in un emozionante viaggio vegan attraverso questo paradiso vegan. PhD Expert, esperti di ricerca di dati globali e analisi di mercato inerenti i servizi e l'industria della ristorazione, ha condotto un sondaggio sui consumatori italiani. Nella relazione è riportato: sembra che gli italiani siano più sensibili e più in anticipo per questa tendenza rispetto ai loro vicini europei. In effetti il 5% si riconosce come vegan, l'11% come vegetariano. Gli italiani conoscono la tendenza vegan, 80% degli intervistati, e un consumatore su 3 se ne interessa realmente. Fatto ancora più importante, un italiano su 2 consuma occasionalmente vegan a casa o al ristorante. Questo non ci sorprende se consideriamo la storia del vegetarismo in Italia, dove il vegetarismo e più recentemente il veganismo è stato a lungo consolidato e documentato. L'Associazione Vegetariana Italiana fu fondata a Perugia il 12 settembre 1952 sotto il nome di Società Vegetariana dal professor Aldo Capitini, grande intellettuale italiano di pace e non violenza, famoso per aver portato in Italia la filosofia del rispettato Mahatma Gandhi. Il professor Capitini gettò le basi del movimento vegetariano in Italia e aprì la strada alle società più recenti, quali la Società Vegetariana nel 1997, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana nel 2000, Progetto Viver Vegan nel 2001 e Vegan Italia nel 2001. Fondata da Antonio Monaco, Edizioni Sonda è una casa editrice che pubblica libri sul veganismo e sul benessere animale sin dalla sua apertura avvenuta 30 anni fa. Come Edizioni Sonda ci occupiamo di tematiche etiche da 30 anni, da quando siamo nati. Abbiamo sempre avuto una sensibilità animalista e la cultura vegana è cresciuta in questi ultimi 15 anni in una misura tale che oggi siamo l'editore che ha il programma editoriale più ampio d'Europa. Abbiamo fatto nascere Vegan Italy, quindi una rivista, perché oggi il mondo è aperto ad approfondire, a cercare non solo di sentire la parola magica, generica del veganesimo, ma di capire che cosa significa e come impatta su come ci vestiamo, come ci divertiamo, come mangiamo naturalmente, ma non solo questo, e quindi per vedere nell'insieme della vita come il veganesimo può cambiare la realtà. Inoltre, esiste la rete Vegan OK, il cui staff è interamente vegano e promuove uno stile di vita vegan da 20 anni. Hanno una conoscenza approfondita di ogni aspetto dello stile di vita vegan, abbracciando una rete di servizi e prodotti vegani. Vegan OK TV
È il primo canale televisivo vegano con report e informazioni sull'etica vegana e i diritti degli animali, che include Vegano KTG News, la prima trasmissione di notizie vegane. Vegano KADV è un'agenzia di comunicazione vegan che fornisce marketing e servizi di comunicazione per le aziende. Vegano K Academy è una scuola di cucina vegana per professionisti della ristorazione e studenti. E Farmacia Vegano K è un corso di formazione scientifica per i farmacisti e professionisti della salute. La rete Vegano K è una delle più complete e ben sviluppate al mondo, che copre un ampio raggio di aspetti dello stile di vita vegan. Veggie Channel è la prima web TV in Italia che dedica tutto il suo impegno a creare un mondo vegan. Fondata nel 2008, questa piattaforma ha prodotto un enorme impatto mediatico con grandi quantità di informazioni su argomenti che trattano un sano stile di vita vegan, la protezione dell'ambiente e il benessere animale. Guardiamo insieme un video da Veggie Channel su questo bellissimo hotel Luxor, un hotel che da convenzionale è diventato vegan. Sentiamo la storia dalle proprietarie Barbara e Beatrice Bianchi. Tutto è iniziato con i clienti che chiedevano pasti vegani. È stato, credo, forse quella la spinta più forte. Il fatto che le persone arrivassero da noi e raccontassero la loro storia personale fatta di etica, di salute, di non sono mai andato in albergo perché nessun albergo mai cucinava quello che potevo mangiare io. È nata proprio così la nostra avventura, proprio dalla richiesta dei clienti vegetariani che trovavano già qualcosa perché già facevamo qualcosa di vegetariano. Negli anni chiaramente è diventata invece una priorità. Chiaro che questa trasformazione è arrivata dalla nostra clientela, ma e poi abbiamo iniziato anche noi a farci delle domande, quindi è diventata anche una nostra scelta personale. For further information on Hotel Luxor, please visit www.hluxor.it. Andiamo a fare un tipico spuntino italiano con mozzarella e salame vegani. Restate sintonizzati su Supreme Master Television. Torniamo subito. Bentornati al nostro programma. L'ascesa del veganismo in Italia si è evoluta naturalmente grazie alla natura della dieta mediterranea e alla domanda di prodotti senza allergeni, in particolare senza lattosio e senza glutine. La tendenza nel 2018 è di adottare la dieta mediterranea vegan con zuppe, primi piatti, contorni, condimenti e preparati che riscoprono la tradizione mediterranea fatta di verdure fresche, cereali e legumi locali e integrali. La cucina vegana italiana mantiene il suo gusto caratteristico ed è persino più leggera, veganissima. I supermercati locali si sono adattati all'aumento della domanda dei consumatori con sezioni vegane. Molte catene di supermercati offrono una grande selezione di prodotti vegan, dagli ingredienti di base ai cibi pronti e ai detergenti per la pulizia. Alcuni di questi hanno una semplice etichetta vegan senza un marchio registrato. La Commissione europea si è mossa verso lo sviluppo di linee guida sull'etichettatura vegana e inizierà a delinearne le regole nel 2019. Anche se un'etichettatura chiara e coerente per il cibo vegetariano e vegano nell'Unione Europea è in corso, l'Italia è davvero in anticipo con questo movimento, guidato principalmente da Vegan OK. Inoltre, molti altri fornitori di prodotti stanno rendendo la vita più facile ai vegani, offrendo un'etichettatura chiara, un segnale evidente che i prodotti vegani sono richiesti in Italia. Il cibo e la moda sono sinonimi dell'Italia,
ma a giudicare dalla direzione che stanno prendendo, presto potremmo dire: il cibo vegan e la moda vegan sono sinonimi dell'Italia. Il mondo della moda vegan ha festeggiato di recente quando, nel 2018, la casa di moda italiana Gucci si è impegnata a non usare più la pelliccia ed entrerà a far parte della Fur Free Alliance, un gruppo internazionale di oltre 40 organizzazioni che promuovono delle campagne sul benessere animale ed alternative alla pelliccia nel settore della moda. Ultimamente si sono diffusi tanti marchi di scarpe vegan che vanno dal casual al lusso, prodotte con una vasta gamma di materiali, comprese reti da pesca riciclate e persino cereali. Ci sono un'infinità di stili e colori di alta qualità, tutti senza crudeltà. Lo stile italiano incontra la compassione. L'Italia sta diventando famosa oltre che per la sua compassione, anche perché ospita numerosi festival e fiere vegan. Infatti, durante i mesi estivi ci sono tra i 15 e i 20 festival, grandi o piccoli, in diverse parti del paese. Queste fiere mostrano nuovi prodotti vegan che vanno dai vestiti al gelato vegan, offrono seminari e parlano di vari argomenti correlati allo stile di vita vegan. Gli italiani non perdono mai un'occasione per condividere cibo vegan e godersi il loro stile di vita vegan insieme alle festività e all'amore per la vita. Forse è per questo che si chiama la dolce vita vegan italiana. Inoltre ha fatto notizia il primo asilo vegan d'Italia, Natura, situato nel quartiere Città Studi di Milano, che insegna a rispettare l'ambiente, usa materiali riciclabili e non include prodotti animali nei piatti serviti a pranzo e a merenda. Natura ha riferito alla stampa: amiamo e rispettiamo tutti gli animali, perciò non facciamo uso di alcun alimento originato dal loro sfruttamento. Non solo carne e pesce, ma altresì uova, latticini e miele. Le nostre pietanze sono quindi vegan al 100%. All'inizio del 2018, per le strade della Città del Vaticano sono stati affissi cartelloni pubblicitari che esortavano a rinunciare alla carne per la durata della Quaresima, prima della celebrazione della Pasqua. La dicitura sul cartello riportava: io sono qualcuno, non qualcosa. Questa Quaresima scegli vegan. Questo è veramente il segnale di un futuro vegano per l'Italia. Complimenti Italia! Dedichiamo un applauso a tutte le nobili iniziative che i tuoi benevoli cittadini hanno creato e portato a buon fine. Possa lo stile di vita vegan continuare a crescere con amore e compassione nella bella Italia, creando un pianeta pacifico per tutti. Nobili spettatori, abbiamo apprezzato la vostra compagnia oggi.